Vediamo tu. Sì, ravioli, ragazzi. Ecco. C'è eccezionale questa ravioli. No, cazzarola. Madonna. Buona. Quoto. Approvati. Che poi sono i ravioli del Conrad, non è che sono ravioli sofistichi, eh. Buoni, buoni. Tanto ve l'ho fatti vedere prima, no? Sì. Comunque. Però mi ascolterei le parole. Non so come mangiarla. Comunque vi ho spiegato il perché siamo entrati... Comunque vi ho spiegato il perché di questo video. Non ve ne aspettate altri, perché di mucche bene non ne vogliamo fare. Pochi, pochi. Dai. Con zucchero. Questo sazia. Ma ho capito perché sono tutti. Che devi, questo è bau, questo è da paura. Ma tu lo sai che mi viene da ridere, no? Perché a me mi viene il singhiozzo. Hai visto gli ultimi commenti? No. Ci sono degli inglesi, ma sai che sono fissati col singhiozzo, da quello che ho capito. L'ho capito. Allora, uno che ha fatto, non so quello che c'ha scritto perché non sono andata a tradurlo. Ha scritto qualcosa sul singhiozzo, perché ictus, come si dice in inglese? Ok. Vuol dire proprio singhiozzo. E un altro inglese, sotto al commento di questo, gli ha fatto: per favore, mi dici, sempre in inglese, che quello l'ho capito, il minuto in cui singhiozza. Ma dai. E quell'altro gli ha risposto: no. Mi sono toppato già. Però tre mozzi che già ho finito, eh. Ti fa schifo, mo. Scusami. Un mozzico ti ispira subito a quell'altro mozzico. Perciò, secondo te, so, feticisti del singhiozzo, se no perché? Che gli frega del singhiozzo? Per me, anzitutto, trovate i video dove ci stanno i singhiozzi è raro, perché non è che uno si riprende mentre c'è il singhiozzo. Magari sono semplicemente incuriositi. Sempre. Però potrebbe essere che sono, sì, dei feticisti del... Ormai ci stanno i feticisti di tutto. Boh, non hai capito quasi, perché, anche perché io... Non deve cascare qualcosa qui. Anche perché io, ecco, il singhiozzo proprio lo odio. Lo odio. Per me questo è un disagio. Non è un disagio singhiozzare, perché... è una cosa normale, non è che c'ho solo io, solo che mi viene troppo spesso mentre mangio. Ho provato di tutto, ragazzi, cioè non mi scrivete al contrario, bevi al contrario, bevi spesso, perché tanto no. Sì, adesso la mortadella è troppo delicata. Quello è un bel sapore forte dei salami, sta morendo. Ecco, e poi qua all'ombra c'è stata paura, raga. Peccato che fra un po' svanisce quest'ombra. Vabbè, se va finito dietro al camper. È che ho ingoiato. Nel frattempo ho singhiozzato. Ah, come al solito. Sto a morì, però mi piava a cazzotti, non è che mi ha messo un goccio di Coca-Cola nel bicchiere. Eccolo. Bugiardo. Ecco. Mi mancava il singhiozzo? A me no. Un po' di sana maionese. Ma un pochetto da mamma per me, perché io non ce l'ho matta per l'hamburger così, in top e ba. Ha mangiato col pane? No, no, basta, basta. Eccoci qua, bel paninazzo. Poi ho bruscato pure il pane a speciale, così. Assaggiato? Mm? Hai bruscato il pane? No. Sono buono. Beh. Abbiamo perso un po' abitudine di mangiare hamburger, perché prima li prendevamo all'Eurospin. È buono il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Oddio, adesso non c'era un buon sapore. Adesso l'hanno migliorati, però.
Ma a me ne piace. No, lo metto qui. A me, questi ragazzi, abbiamo preso la carne a macelleria. Si sente la qualità normale. Però fanno arti, lo fanno apposta per venire. Già con l'hamburger hanno venuto un sacco di carne, insomma. È giusto, perché la carne qui si te mangia. Questo io la do a amore di mamma. No. Vabbè, uno mo magno e io la do a pezzo amore di mamma. Buono. Vado e vengo. C'è Riccio, sembra di crema pasticcera, ma c'è da che. Non ce vado matta io con carne, sta robetta così, Usiamo però. No, no. Questa sì. La posso mangiare almeno. Ma la mangio. Certo. Ma loro già più avranno visto. Più riempie. Perciò poi parlo liberamente, diciamo. Comunque se non sapete di cosa. Comunque se non sapete di cosa sto parlando, non vi dovete perdere il video che abbiamo appena registrato. Fate una fettina di carne piuttosto che mettere senza zeria. Ecco qua. Come può essere un video senza singhiozzo? Mi è piaciuto. Sì, mi è piaciuto. Diciamo che di zozzosità da 1 a 10 stiamo a 8. Comunque noi soddisfacenti. Noi stiamo anche vloggando e stasera, lo ripeto anche qua, ci sarà la scelta di Lorenzo. E noi non vediamo l'ora di vederlo perché lui è un comico. È un comico. È troppo simpatico. Infatti vorrei proprio sapere che cavolo si inventa stasera, quante se ne ci fa risate che ci fa. Amo, c'è un po' di maionese. Come on. No, maionese non l'ha messa. Allora, mi dirai questa. Ma ne mangio patatina, mo? 124 chilometri a tornare. Capito? E io volevo stare con te. Subito. Ma però mi volevo pure divertire. Apposta ti ho lasciato così. Ma che vuol dire? Merda. C'ho il singhiozzo. Che odio. Ogni volta che mangio, subito. Comunque, non ho mangiato mai roba per me, è buonissima. Ma c'è qualcosa tipo droga dentro che ti spinge a ricercarla. La cosa strana è che sì, noi mangiamo ogni tanto McDonald's. Oddio, ma non passa. Comunque la birra è morte sua proprio. Allora ci piacciono questi panini così semplici. Ne vado matta per questi qua. Cioè, perché non abbiamo mai preso i panini grossi. No, è origine peschino. Perché per chi non l'avesse capito, a noi ci piace di mangi e beve. A me mi piace tanto. Un appetito, A me piace tanto. Ecco, non stavo parlando perché volevo un attimo trattenerlo e niente. Sempre così, che odio. Sempre ripetitivo poi sono, perché lui che è ripetitivo. Non so io che è ripetitivo, perché mi deve venire?